quando sono arrivato io sono andati via, penso, 15-16 giocatori, ne sono arrivati 8-9, che come dicevo prima, giocatori funzionali, quindi che era il mio credo calcistico. E quindi sono cambiate diverse pedine, diversi uomini. In tanti di quelli che sono arrivati sono giocatori che conoscevo, che potevano, sapevo quello che potevano darmi, rispetto a magari a chi non conoscevo prima. Ciò non vuol dire che chi c'era prima era inferiore a quello che sono arrivato adesso, ma sicuramente rispetto a quelli che sono arrivati adesso sono giocatori che conoscevo e che mi potevano dare sicuramente tanto in qualità ed in economia di calcio. È cambiato, quindi erano giocatori che conoscevano come sono fatto io. È cambiato un po' l'atteggiamento per quanto riguarda avere la squadra molto più cattiva, tra virgolette, nel senso che se la giocano con tutti, non ho paura di nessuno. E me ne accorgo durante la settimana, durante gli allenamenti, e quando è così è merito soprattutto loro. Io sono dell'idea sempre che quando si vince si fa bene. Parte da tutte le componenti devono essere importanti, dalla persona che ci cura per quanto riguarda le maglie, le magliette, che è una persona squisita che è Marco, al presidente che non ci fa mancare nulla. E noi dobbiamo essere bravi, noi, la parte tecnica, a sapere quanto e quanti sono coloro i quali lavorano dietro di noi e ci fanno stare sereni. È fondamentale avere alle spalle una società solida che ti accontenta in quello perché, come dicevo altre volte, per quanto mi riguarda, io sono abbastanza esigente in alcune situazioni e quindi a volte chiedo delle cose che la società riesce sempre ad accontentarmi, quindi questo è sinonimo di sinergia e quando c'è sinergia tra tutte le componenti alla fine è facile che arrivi il risultato. Paglia all'inizio dell'anno è stato qui, ma non è stato ritenuto idoneo a poter mettere questa maglia addosso. Quando sono arrivato io ho chiesto che venisse preso questo giocatore perché conoscevo le qualità, e appunto io fortemente, come ho voluto fortemente Mercuri perché conoscevo le sue doti quando ero al Napoli, era la Ternana, poi ha fatto a Lavello diversi campionati importanti, poi essendo un under, e quest'anno era assorbente una squadra da vertice, siccome il direttore sportivo che ha assorbente lo stesso direttore sportivo che era con me a Portici, gli ho chiesto se era possibile questo giocatore insieme al mio direttore, che il direttore ha fatto la trattativa, potesse venire da noi, ha fatto bene e sta facendo bene anche lui. Ma oltre a questi due, non dimentichiamo lo stesso Vaccaro, ma non dimentichiamo Certo. Molle, non dobbiamo dimenticare lo stesso Mancini, che anche se non fa gol, ma anche oggi ha preso un calcio di rigore, ma un giocatore di assoluto valore, come è arrivato il Lettone in settimana, prima delle feste natalizie, come è arrivato Di Prisco che veniva da un infortunio, è un giocatore fondamentale, ancora non sta dando quello che può dare. Quindi sono stati fatti, come dicevo prima, degli innesti mirati, ma sempre giovani. Quindi noi abbiamo iniziato i giorni di ritorno, che siamo un punto in più, perché rispetto alle prime tre partite, il giorno di andata erano 6 punti e adesso siamo a 7 punti.